quanto è importante una sigla all'interno di un video? E soprattutto, come fare per realizzarla in modo semplice? Lo vediamo insieme in questo video. Benvenuti e bentornati, io sono Marabi e in questo canale parliamo di come far crescere un pubblico e aumentare le tue vendite con i video online. Se trovi valore in questo video, assicurati di mettere un bel like, credimi, fa davvero la differenza. Tutti i link delle cose di cui parlo li trovi qui sotto in descrizione, compreso quello sulla guida per un canale YouTube aziendale. Ma buttiamoci nel video di oggi. Una sigla in un video è sicuramente un elemento molto importante, ma prevalentemente per il fatto che dà l'opportunità allo spettatore, a colui che ci segue, di avere una riconoscibilità, di riconoscerci a prima battuta. Basti pensare al successo dei grandi programmi televisivi o di quelle che sono le serie televisive, in cui il fatto di continuare a risentire quella determinata musica, quel determinato jingle, quel determinato suono, il fatto di rivedere costantemente quell'animazione del logo, quella sigla fatta in una determinata maniera, rende immediatamente riconoscibile e ricordabile quella tipologia di programma. Ma dobbiamo fare attenzione ad alcuni semplici elementi e seguimi fino alla fine di questo video per comprendere quali sono gli errori da non commettere e in che modo utilizzare in maniera strategica la sigla per i tuoi video. Ma innanzitutto andiamo a vedere come poterla realizzare. Normalmente nel momento in cui parliamo di sigle, di animazione, di loghi, sembra tutto particolarmente complesso. Troviamo diverse animazioni, non è facile con le app di editing o i programmi di editing realizzare cose di questo tipo, ma abbiamo degli strumenti particolarmente interessanti che ci semplificano la vita. Buttiamoci sul computer e il primo strumento che guardiamo insieme oggi è Placeit della famiglia di Envato, uno strumento creativo molto molto interessante perché ci dà una vasta scelta di quelli che sono strumenti creativi, da quelli che sono i mock-up, a quelli che sono le grafiche, a quelli che sono i loghi, le animazioni dei loghi, tutta la parte legata ai video e nello specifico anche la parte legata alle intro. Quindi andando su video andiamo sostanzialmente su intro e slideshow e andiamo a selezionarci intro, outro. Questa è la sezione che dobbiamo prendere in considerazione nel momento in cui vogliamo realizzare una sigla. Per cui all'interno di questa galleria, a seconda dei filtri che possiamo andare a impostare, troviamo tutta una serie di template pronti da poter personalizzare e precostruiti. Passando con il mouse sopra alle varie miniature possiamo innanzitutto vedere come funzionano le animazioni per iniziare a comprendere che cosa effettivamente ci piace. Andiamo per esempio a prendere questo. Nel momento in cui noi apriamo il template entriamo in quella che è la modalità di modifica di questo template, per cui abbiamo una serie di funzioni sulla sinistra e una serie di funzioni sulla destra. Andiamole a vedere direttamente. A sinistra innanzitutto abbiamo sostanzialmente la possibilità di inserire quello che è il nostro testo, quindi come vediamo make your intro e andiamo sostanzialmente a modificare qui con una grande fantasia. In questo momento non facciamo altro che scrivere intro del nostro video. Molto interessante la possibilità di poter scegliere, poter attingere a una grandissima libreria di font, perché abbiamo innanzitutto quelli suggeriti in cui poter andare a scegliere e modificare le nostre font, oppure ancora cliccando su more font troveremo una libreria ancora più ricca di tutta una serie di tipologie di font molto interessanti, molto moderni, molto creativi, molto efficaci da questo punto di vista. Una volta scelta la tipologia di font che noi vogliamo utilizzare, abbiamo l'opportunità, volendo, di andare a modificare il colore di quello che è il nostro testo. Facciamo dei colori a caso, giusto a scopo didattico, e di conseguenza qui sulla destra andiamo a vederci la preview. Per vedere completamente la preview andiamo a cliccare sulla X, facciamo update slide, aspettiamo che si completi il processo. Moments later. Ho cambiato solo i colori. Eccolo qui.
Ed ecco che abbiamo visto come abbiamo cambiato direttamente i colori del nostro testo. Noi questi colori però erano scelti proprio a caso, diciamo che ci piaceva il bianco che c'era prima, andava già più che bene. E poi a questo punto, dove abbiamo la sezione logo, possiamo uploadare quello che è il nostro logo. Eccolo qui. Andiamo sostanzialmente, volendo, a ingrandire o diminuire la scritta e di conseguenza clicchiamo su crop, e in questo caso ci sta preparando la preview. Qui sulla destra abbiamo la possibilità di ascoltare l'audio, di poter disattivare l'audio nel caso in cui non lo volessimo, oppure ancora, andando a cliccare sulla matitina, abbiamo l'opportunità anche qui di accedere a una libreria musicale in cui poter scegliere l'audio migliore, l'audio che più ci piace. Di conseguenza, sulla destra possiamo intervenire su quella che è il colore di background generale, oppure su quelle che sono le clip che sono inserite all'interno di questo video. Andiamo a rivederci l'anteprima. Eccolo qui. E abbiamo semplicemente background 1 e background 2. Nel caso in cui noi li volessimo modificare perché vogliamo qualcosa di più creativo, di differente o cose di questo tipo, che cosa possiamo fare? Possiamo o scegliere alcune delle immagini che sono già inserite, possiamo scegliere di non avere nessuna immagine, oppure possiamo scegliere di caricare una nostra immagine o una nostra clip video. In questo caso noi, per esempio, andiamo a scegliere questo qui, anzi no, pensavo fosse un astronauta, il cui andiamoci a scegliere, per esempio, eccolo, la fotocamera qui, e di conseguenza qui sotto ci andiamo a scegliere quest'altra clip qui e andiamo a vedere quello che è il risultato finale. Update slide. Quando facciamo update slide, ed ecco qui la nostra anteprima. Ora, diciamo che la mia scelta delle immagini non è stata proprio felice per cui diciamo che ai fini di questo tutorial mi interessava farvi vedere quelle che sono le funzionalità, non tanto quello che è l'effetto finale. A questo punto, nel momento in cui lo vogliamo ascoltare anche con la musica, ci basterà cliccare sul pulsante play all qui in basso a sinistra, andrà di nuovo in rendering e a breve potremo sentire quello che è il risultato finale, musica compresa. Ed ecco qui il nostro risultato. Nel momento in cui noi siamo contenti del risultato e siamo pronti per andare a esportare, andiamo a cliccare su download e di conseguenza ecco le opportunità che PlaySeat ci mette a disposizione. Allora, da una parte abbiamo l'opportunità di comprare questo singolo video per $9.95, per cui a noi non interessa fare un abbonamento per PlaySeat, perché a noi interessava solo ed esclusivamente fare la intro del nostro video che poi continueremo ad utilizzare. Semplicemente per $9.95 la possiamo scaricare direttamente, oppure se PlaySeat ci interessa e abbiamo in programma di utilizzare le altre risorse di PlaySeat, allora a quel punto possiamo scegliere l'abbonamento mensile a $14.95 oppure l'abbonamento annuale a $86.69. Ma c'è un'ulteriore possibilità, sempre col watermark di PlaySeat, per cui da utilizzare ai fini personali, per quanto riguarda i filmini delle vacanze o comunque ad utilizzo interno o per fare la prova su un progetto. Qui sotto al pulsante di acquisto a $9.95 abbiamo la possibilità di scaricare il video a bassa risoluzione con il watermark, per cui lo andiamo a cliccare ed ecco che immediatamente ci sta scaricando il video. Bene, PlaySeat è sicuramente uno strumento molto pratico, molto rapido, un po' in stile Canva per quanto riguarda
la grafica, ma che per quanto riguarda i video, per come abbiamo visto, è molto molto interessante sia per la realizzazione di un intro sia per quanto riguarda l'animazione dei loghi. Se vogliamo fare un step ulteriore, perché ci sentiamo un po' limitati dal fatto di non poter intervenire in maniera specifica sulle varie impostazioni del progetto, allora possiamo passare a quelli che sono i fratelli maggiori, ovvero Envato Elements oppure proprio Video Hive di Envato Market. Che cosa troviamo in queste librerie? Partiamo innanzitutto da quella che è la differenza principale tra Envato Elements e Video Hive. È semplicemente il fatto che con Envato Elements abbiamo un abbonamento mensile che, se non mi sbaglio, è sui 15 euro, una cosa di questo tipo. Poi ci sono differenti piani e ci dà accesso a una libreria molto molto interessante per quanto riguarda tutto l'aspetto dei video template. Per cui all'interno dei video template abbiamo l'opportunità di andare a filtrare per tipologia di categorie. Per esempio andiamo a prenderci gli openers e abbiamo l'opportunità di filtrare anche per tipologia di software. Sicuramente abbiamo maggior facilità di trovare template per After Effects, infatti vediamo anche qui che in questa categoria ne troviamo 8266, ma abbiamo poi anche template per Premiere, per Apple Motion, per Final Cut e anche per il gratuito DaVinci Resolve. Il funzionamento è molto simile dalla libreria, come tipicamente succede nelle varie librerie. Possiamo vedere la nostra anteprima, possiamo cercare quella che è l'intro che ci interessa, a quel punto andiamo a scaricare e utilizziamo quello che è il nostro programma per poterlo modificare. Ora in rete ci sono un sacco di tutorial per utilizzare programmi di questo tipo, diciamo che se non siete un pochettino smanettoni vi sconsiglio di utilizzare questa strada, perché rischiereste di investire veramente tanto tempo. Stessa cosa per quanto riguarda Video Hive, con la sola differenza che all'interno di Video Hive quello che noi possiamo fare è acquistare anche il singolo template, per cui non abbiamo la necessità a tutti i costi di dover sottoscrivere un abbonamento, ma possiamo anche acquistare il singolo template e per cui finire quello che è il nostro lavoro. E se volessimo raggiungere un risultato di questo tipo, ma non abbiamo le competenze per fare un lavoro di questo tipo, beh, il suggerimento è per esempio di andare su fiverr.com e sostanzialmente cercare sotto la categoria video e animation esattamente il progetto che desideriamo. La cosa migliore da fare? Beh, sicuramente farsi un giro sulle librerie che abbiamo visto prima, su Envato, su Elements, per cercare lo stile che più ci interessa, lo stile che più ci piace, per dare delle informazioni specifiche. Lavorare con Fiverr, se parliamo in inglese, ci permette di poter lavorare praticamente con tutto il mondo a dei prezzi molto molto interessanti. Se invece parliamo solamente italiano, abbiamo una scelta più limitata e dei prezzi un pochettino più alti. Su Fiverr troviamo di tutto di più e lo troviamo anche a prezzi particolarmente interessanti. Ora, se abbiamo una specifica esigenza e abbiamo le idee veramente chiare, Fiverr è una valida alternativa. Se abbiamo bisogno invece di consulenza, di comprendere, di essere guidati, eccetera, eccetera, con Fiverr non ho mai avuto delle buone esperienze da questo punto di vista, perché manca un po' la fluidità nel rapporto, il contatto con il professionista, eccetera, eccetera. Per cui se abbiamo le idee chiare, abbiamo identificato il template, sappiamo esattamente che cosa vogliamo, eccetera, eccetera, Fiverr può essere una valida alternativa a delle cifre contenute. Ma dopo aver visto tutto questo popò di roba, andiamo a comprendere quelle che sono le tip fondamentali per utilizzare la nostra sigla o la nostra video intro. Regola numero 1. Mai. Mai. A meno che abbiamo un elemento veramente rapido e d'impatto, come per esempio la sigla iniziale dei The Show, e non investe neanche un secondo del video ed ha un impatto decisamente importante, il suggerimento è di non mettere mai la sigla prima dell'inizio del video. Quindi che cosa vuol dire? Che nel momento in cui apro il video, la prima cosa che devo vedere non è la sigla. Nella distribuzione degli online video, che è differente dal proiettare un film per esempio in una sala cinema in cui abbiamo tutti quanti seduti che non vedono l'ora di poter vedere quel film, bene, nell'online video in cui
siamo abituati a fare swipe up, abbiamo pochissimi secondi per catturare l'attenzione del nostro spettatore. Per cui la cosa migliore, come ho fatto poco fa all'inizio di questo video. Quanto è importante una sigla all'interno di un video? E soprattutto, come fare per realizzarla in modo semplice? Lo vediamo insieme in questo video. Proprio così. Dobbiamo catturare nei primissimi secondi l'attenzione del nostro spettatore dandogli direttamente quello che è l'argomento principale del nostro video. Solo a quel punto, passati quei primi 5, 10, 15 secondi, 30 secondi se volessimo esagerare, allora a quel punto possiamo far partire la nostra sigla e ci buttiamo all'interno del video. Con questo siamo arrivati praticamente in fondo. Ah, e se hai creato una tua sigla, una tua intro e vuoi un feedback anche da parte mia, metti il link qui sotto nei commenti. Se il video ti è stato utile e hai trovato del valore, mi raccomando, mettimi un bel like, è davvero importante, e scrivi nei commenti quelli che sono i tuoi dubbi, le tue perplessità. In descrizione tutti i link, compreso quello per la guida al canale YouTube aziendale nel 2021, e noi ci rivediamo la settimana prossima con un nuovo video, un nuovo tutorial, un nuovo approfondimento. Salute!